E dato che presto sarebbe diventato terra e cenere, volle che gli si mettesse indosso il cilicio e venisse cospasso di cenere. E mentre molti frati di cui era padre e guida stavano ivi raccolti con riverenza e attendevano il beato transito e la benedetta fine, quell'anima santissima si sciolse dalla carne per salire nell'eterna luce e il corpo si addormentò nel Signore. Uno dei suoi frati e discepoli vide l'anima del Santissimo Padre salire dritta al cielo, al di sopra di molte acque, ed era come una stella, grande come la luna, splendente come il sole e trasportata da una candida nuvoletta. Felice solennità del Serafico Padre Francesco. Il Signore ti benedica.